Trovare lavoro. E ve lo dico per esperienza personale, io ricevo ogni giorno
richieste da parte di aziende sul territorio e non sul territorio. Quando dico non sul territorio parlo anche di colleghi che vivono esattamente dall'altra parte, addio al lavoro dall'altra parte del mondo, di persone che hanno studiato con me, che sono laureate con me, che in genere sono laureate qui alla Federico II per fare delle cose, e la stragrande maggioranza delle cose, chi mi conosce a più tempo lo sa quello che faccio di ricerca, mi occupo di studiare internet, di studiare il traffico, o faccio attività di ricerca sulla sicurezza di rete, quindi il tema del malware, cioè non è che ve lo vendo perché sembra carino, sembra... Cioè chi studia il malware, chi studia la diffusione di queste cose su rete lavora, cioè proprio lavora. Chi si occupa di progettare dei sistemi embedded lavora, cioè lavora. Quelli che non lavorano purtroppo o sono più sfortunati o hanno fatto un percorso. Questo non significa che ci sono delle lauree meglio di altre, ma che sto parlando semplicemente di questo momento storico, cioè relativamente alla crisi di cui tanto sentiamo parlare. Per cui secondo me l'attività che fanno loro come NAPUG, che è quello sostanzialmente poi di evangelizzare su delle cose su cui loro ci credono parecchio, ripeto, magari ci credo meno di loro, anzi sicuramente ci credo meno di loro, ma io ci vedo dall'esterno una valenza che è incredibile, che è quella di crearsi delle competenze, perché quella differenza, guardate, tutti quanti vi lavorerete prima o poi, chi col voto più alto, chi col voto più basso, ma la differenza in quel pezzo di carta sarà proprio delle cose che voi sapete fare. E le cose che sapete fare ve le costruite giorno per giorno. Uno sarà più bravo con l'hardware, un altro sarà più bravo con il software, un altro sarà più bravo a fare un'altra cosa. Non ci stanno le gare, non ci sta quello più bravo in tutto, perché mamma mia, chi è più bravo in tutto e chi le gare non sa lo fai. Quindi non è qui, però dovete affrontare se queste cose, e io perciò ci credo, penso che l'università abbia tra l'altro in tante cose che fa, tra deve fare anche questo, ed è anche giusto che questo tipo di attività non le facciano i docenti, ma le facciano l'università. L'università non può fare il corso di algoritmo, o perlomeno oggi non lo può fare ancora, tra qualche anno chi lo sa. Allora è giusto che però faccia un'altra cosa, e cioè agevoli la possibilità di conoscere queste cose. Poi la cosa che vi consiglio pesantemente, che adesso faccio un po' di pubblicità a loro, NALUG sta funzionando, NALUG funziona, cioè io li ho conosciuti. Prima semplicemente gli andavo a fare una capa tanto quando mi invitavano a Linux Day, poi siamo conosciuti meglio, guardate che fanno una cosa interessante. Io poi ho conosciuti meglio, ci stavo dicendo, io ho visto che in realtà questa cosa la fanno interessante per un motivo solo, perché è una loro passione. Cioè non lo fanno perché non sanno che cosa devono fare il sabato mattina, vi assicuro che ciascuno di loro probabilmente il sabato mattina, piuttosto che incontrarsi nell'auletta al biennio, piuttosto c'ha delle altre cose da fare. Però se lo fai, perché in realtà quella è una passione. Allora questa è l'altra cosa che volevo dire, cioè le competenze e la passione. Se voi riuscite a fare una cosa che è fantastica, cioè a fare in modo che le vostre passioni diventino poi le vostre competenze, guardate, avete fatto un'altra cosa che pure difficilmente sentiamo ultimamente, che è quello di riuscire a fare nella vita le cose che ci piacciono, che è un'altra cosa che è veramente difficile. Quella indipendente dalla crisi è difficile, è veramente molto molto difficile. Allora se invece riuscite a mettere queste due cose insieme e vincente, e sai, l'attività che stanno facendo loro è molto buona. Noi facciamo insieme, nel senso che loro lo organizzano, io ci partecipo, sì, abbiamo fatto insieme degli ultimi eventi sugli open data, c'è una filosofia che condividiamo rispetto a dei temi, crediamo, diciamo, che in generale la condivisione sia meglio la chiusura come concetto. Non penso che qui dentro si parlerà solamente di software libero, infatti già, perché qua per me non è solamente open source. Cioè se qualcuno vuole venire qua dentro semplicemente per sentir parlare per l'ennesima volta della quindicesima versione installazione Linux, che è fondamentale, non è che siamo andati avanti pure noi, siamo andati avanti pure loro. Questa è una filosofia che tra l'altro adesso sta guidando anche proprio lo sviluppo di progetti complessi. Non è più, ripeto, il sistema operativo o un applicativo, cioè qua si sta ormai cambiando un modo proprio di fare anche progetti software complessissimi. L'altro lo vediamo questa mattina, che non sono ancora così complessi, ma come quelli software, ma ci stiamo arrivando. Tra l'altro su queste cose, guardate, per chi segue gli hashtag della vita, non quelli di Twitter, i maker ormai si stanno facendo pesantemente avanti in quello che è il panorama professionale. Un maker adesso, cioè una persona che si mette e realizza degli oggetti anche utilizzando le tecnologie ICT, è una persona che adesso oggi lavora, non è più uno che è uno sfigato come lui, che sempre non è uno sfigato che sta in uno scantinato, assolutamente no. Cioè sono gli artigiani del terzo millennio. E visto che eravamo persi, cioè noi li stiamo recuperando.
Cioè, questa gente che ci dovrebbe fare una statua d'oro, noi che ci siamo occupati di queste robe, per anni ci hanno visti semplicemente come dei programmatori o come qualcuno che costava un PC. Cioè, adesso noi stiamo facendo un'altra cosa. Cioè, abbiamo raccontato, tra l'altro, se vedete il casino che ci stanno facendo attorno, questo fatto di maker è incredibile, stiamo raccontando che un altro modo di fare azienda, un altro modo di fare sviluppo, anche su territori come quello del nostro, ci sta. Cioè, se voi guardate quello che si sta facendo appunto nelle comunità dei maker, vedete che tutto quello che questi ragazzi vi racconteranno in questi giorni sono cose che poi alla fine si traducono, vedo, sicuramente in una passione, ma oggi è diventato lavoro, quindi secondo me sta benissimo in università e sono tanto contento che loro mi hanno chiesto un'altra volta di farlo quest'anno qua. Adesso mi stoppo perché già ho parlato tanto, 10 minuti è tantissimo. Il programma l'avete visto, è stato affisso ovunque, l'hanno messo anche sul sito di Nalu, quindi magari ciascuno di voi avrà una passione e un interesse per un argomento specifico e non necessariamente si può seguire tutti e quattro. Chiedetevi quello che vi interessa e fate in modo di portarvele queste cose poi durante gli studi, perché qui il Gen Engineering è difficile, ci lascia un sacco di ricordi tra capelli, occhiali, panze, serie di cose che sapete bene, diciamo. Però se uno riesce a cogliere un aspetto o di interesse professionale, ripeto, non sto ripetendo, insomma, a me la parola passione mi piace assai. Cioè, proprio una serie di cose, guardate, se si fanno per passione, poi è difficile fare. Per cui cercate di investire su queste cose. Queste cose possono diventare proprio la tesina di un esame, piuttosto che addirittura un lavoro su cui deciderete di fare la tesi di laurea. Queste sono cose che tra l'altro dovete guardare a 360 gradi, perché vi permette anche di armonizzare ancora di più il vostro percorso di studi. Quindi fatele se vi piacciono e fatele diventare anche il vostro interesse principale, perché se diventa il vostro interesse principale può diventare anche il vostro lavoro. Queste, non penso di non dovervi dire nient'altro, se non godetevi e fatevi, mi piace anche l'approccio, perché è un approccio molto molto pratico, l'avevo già visto in opera all'inizio, quindi lo conoscevo già. Io vi ringrazio, soprattutto ringrazio qui del mio corso che hanno, di ringraziare voi in realtà, hanno accettato il vostro invito tramite me e anche gli altri che sono venuti. Poi vi siedo e vi lascio a cose molto più interessanti che sentire il mio pippone. Quindi questo me lo porto con me e ci vediamo alla prossima lezione per calcolatori elettronici. In bocca al lupo e divertitevi, ma figurati. Oltre
come prendere l'open source, che bisogna mettere i sorgenti, bisogna mettere anche i disegni CAD, tutti gli schemi elettrici, delle nozioni che si sono apprese poi durante gli esperimenti, cioè vedere ad esempio un sensore che funziona in una certa maniera rispetto a come era stata prevista dall'industria. E poi bisogna basarsi su altre risorse open. Cioè, faccio un progetto per andare sulla Luna, devo utilizzare una piattaforma che sia open per andare sulla Luna, se voglio distribuire un missile per andare sulla Luna open. Allora, nel tempo si è diffusa una cultura, diciamo, tecnologica, che è quella dei maker. I maker hanno questo motto: taking things into your own hand. Cioè, tenere le cose in mano, non vedere qualcosa di realizzabile, tenerlo nelle mani, creare qualcosa. E infatti poi è stato, diciamo, pure quello che ha dato il via a tutto come progetto Arduino. Come abbiamo detto, ha una cultura tecnologica del fare, cioè facciamo delle cose e bisogna condividere tutto. Cioè, un gruppo di persone si riunisce, io dico ho fatto questo, tu hai fatto quello, e direttamente insieme abbiamo fatto una cosa nuova. E le locandine, appunto, sono sempre sulla condivisione. Pure esistono le Get Excited and Make Teams, cioè facciamo cose. E all'MIT una studentessa, Limor Fried, ha creato un'azienda basata su questo concetto, che è LadaFruit. Non so se la conoscete, qualcuno l'ha mai sentita. Sono i più grandi collaboratori di Arduino. Officine Arduino lavorano sempre con LadaFruit, e anche Raspberry Pi hanno creato alcuni shield proprio la sua azienda, e sono leader almeno negli Stati Uniti su prodotti open source hardware. Cioè loro creano, li producono anche, e poi naturalmente sono liberi, cioè chiunque li può copiare. Poi naturalmente no, gli domanderete, ma se io faccio una cosa libera, cosa devo guadagnare? Ci sta un concetto che è quello della produzione su larga scala, che naturalmente se io voglio riprodurre un oggetto ci spendo di più rispetto a comprarlo già fatto, però il concetto è sempre quello della conoscenza. E si sono aperti anche dei gruppi che sono gli Hackerspace e i Fab Lab. Là vediamo alcuni loghi di alcuni hackerspace famosi nel mondo e il logo dei Fab Lab. Cioè ogni centro che abbia questo logo è un Fab Lab ufficiale. In poche parole, cosa sono? Sono delle officine per la fabbricazione digitale. Cioè abbiamo stampanti 3D, abbiamo torni CNC, computer, quindi tutto ciò che ci può servire per progettare sempre un prototipo. Servono principalmente per la produzione personale, cioè non per larga scala. Non posso pensare di creare 100 prodotti, ne farò uno o due giusto per vedere se effettivamente funzionano. E generalmente sono formati da gruppi di persone a cui hanno gli stessi interessi, un po' come Nalug, cioè siamo tutti quanti uniti. Infatti Nalug, diciamo, è un hackerspace. La differenza principale è che l'hackerspace può essere anche solo software, i Fab Lab invece sono solo hardware. E questo qui è il professore Neil Gerstel dell'MIT, è quello che ha dato praticamente la definizione proprio di Fab Lab, cioè come gruppo di persone unite da uno stesso interesse e di formare insieme un laboratorio dove si condivide materiale, sia conoscenze sia proprio materiale fisico. Cioè io ho una scheda Arduino, te la presto, non ci sono problemi. E infatti l'MIT ha avuto pure il primo Fab Lab nella storia dell'umanità. E più o meno sono questi, vedete, hanno praticamente delle stampanti 3D, poi c'è un sacco di gente, computer, eccetera. Questo qui invece è un hackerspace, dove sono soltanto computer. Allora, parliamo finalmente di qualcosa di più pratico. Arduino. Arduino è un progetto italiano, penso che il nostro lo vede pure meglio di me, fondato da Massimo Banzi e altri due ingegneri elettronici di Torino, Politecnico. La caratteristica è sempre che è open, hanno distribuito hardware libero e software libero, basandosi naturalmente su altre cose open, e adesso vedremo. Allora, come hardware abbiamo un MCU che è un Atmega, e abbiamo delle porte di input-output in digitale, ingressi analogici, delle uscite PWM, che in effetti loro li chiamano come analog out. Qualcuno di voi ha mai programmato Arduino? No. Ok. Praticamente la differenza è che l'analog out da prendere una curva effettivamente analogica, PWM invece si basa su delle frequenze utilizzando dei data cycle. Poi dopo lo vedremo nel dettaglio quando faremo effettivamente una cosa, un progetto. Poi ha delle varie porte di comunicazione, l'UART,
DLC, l'SPI, che sono le porte seriali, cioè di comunicazione, per altri dispositivi. Ad esempio, voglio collegare un GPS, metto i due fili della UART e li collego prima dall'Arduino. E poi c'è la porta seriale che è data generando un chip dell'FTDI e possiamo collegarci con la USB. Allora, questa qua è la prima scheda Arduino progettata nella storia. Si vede anche il copyright del 2006 di Massimo Banzi. Questa qui è la scheda più famosa, l'Arduino 1. Quello che dicevo, quel chip che mai è stato sostituito da un altro chip dell'Atmel, prima era l'FTDI, è quello che sta su vicino alla USB, dove sta scritto TXRX, mentre invece sotto c'è l'Atmega 328 che è l'MCU, cioè il microcontrollore che utilizza Arduino. Questa qui è la scheda Yun, che mo è diventata famosa perché permette di fare l'Internet of Things, che vedremo dopo, ed ha un sistema Linux, un kernel Linux che gira sopra, perché infatti ha un altro processore che è contenuto in quella scatola di alluminio. Questa qui è la Lilypad, questo è stato fatto in collaborazione ad esempio con Adafruit, ed è una scheda per fare i wearable, cioè prototipi che si possono indossare, magliette con LED, magliette che misurano ad esempio il battito cardiaco, orologi, di tutto. Questa qui invece, vediamo, come abbiamo detto che Arduino ha fatto questo progetto, è Open Hardware, la gente che diciamo l'ha copiato. Allora vediamo che il Siduino è un'azienda cinese che lavorano nel settore sempre dell'elettronica, low cost. E naturalmente è una scheda identica, solo che costa molto di meno, che allora fa una produzione molto più elevata e quindi diciamo è completamente compatibile. In particolare loro che hanno fatto? Hanno aggiunto anche una porta per la lipo, batterie ricaricabili con la moglie dei telefoni, in maniera tale che abbia anche già lo stabilizzatore e il caricabatterie integrato. Quindi c'è un'evoluzione dell'hardware basandosi su hardware vecchio. Questa qui invece è una scheda della Digilent, è sempre basata sullo standard di Arduino, ma non è uguale ad Arduino, cioè ha lo stesso ambiente, ha la stessa pinnatura, ma all'interno, a posto di avere un Atmega, ha un bit della microchip, che diciamo ha leggermente prestazioni maggiori, leggermente più potente. Per farvi capire, Arduino 1 ha una frequenza di clock di 16 MHz, questo qua va a 80, l'architettura dell'1 è 8 bit, questo qua è 32. Però in effetti uno non se ne accorge, cioè si accorge delle prestazioni, ma a livello di hardware è completamente compatibile, perché rispetto allo stesso standard che è stato fatto poi dall'Open Hardware. In effetti se si va a vedere sul sito dell'Open Hardware, Massimo Banzi ha collaborato poi con quelli che hanno creato lo standard dell'Open Hardware, di dire tutta la legislazione che poi c'è dietro, le note legali. Questa qui è una scheda che è uscita adesso della Intel, perché anche la Intel si è lanciata nel settore embedded con l'Intel Galileo. Vediamo che ha la stessa pinnatura a destra di Arduino, però ha un processore che va a 700 MHz, cioè stiamo cambiando completamente la mentalità. Ci gira Linux sopra, cioè anche nel Linux abbiamo USB host, USB di tutto, scheda grafica. E poi vediamo che un'altra cosa interessante di Arduino è che ci sono le shield, cioè il concetto di dire sì, ho comprato Arduino, cosa ci faccio? Accendo il LED, spengo il LED? No. Hanno creato già delle shield che sono sempre open hardware, dove si possono fare altre operazioni hardware. Ad esempio, questa qui è la GSM Shield, si inserisce la SIM del telefono, posso andare SMS con Arduino. Posso fare telefonate con Arduino. È una cosa abbastanza utile, ad esempio, se uno fa domotica, oppure ho un controllo di un drone, se l'ho perso, mi manda tramite SMS le coordinate del GPS. Questa qui invece è l'Ethernet Shield. Come avete visto, l'Arduino 1 non aveva l'Ethernet. Cosa pensarono di fare? Di collegare praticamente tramite un chip della Wiznet, che è un'azienda sudcoreana, che è la stessa produttrice di questo modulo. Non so se si vede, si fa giallo. E praticamente permette di collegarsi, permette di creare un server HTTP su Arduino. Mi collego direttamente con il browser, vado sull'IP di Arduino e ho una pagina HTML per gestire sempre le periferiche e tutto. Attualmente tutti i principi, tutti gli obiettivi stanno spostando tutti sulla domotica o sul remote control. Quindi sono cose bellissime queste. Poi vediamo che esistono anche altre cose, tipo una game shield,
al joystick della PlayStation 2 ha dei pulsanti che possono essere utilizzati magari per o creare proprio un'interfaccia di un joystick oppure per ad esempio fare un controller per un robot. È la fantasia, è tutta vostra. Allora, come si programma Arduino? Pensavo fatto prima la parte software. Allora, molti dicono che si programma in C++. In realtà è una cosa sbagliata. Oppure che si programmi in Java. Ma è anche sbagliato. In realtà, se vediamo dentro alle note di Arduino, leggiamo sotto questa nota, Based by Processing, che in realtà è un altro linguaggio di programmazione derivante da Java. Quindi non è Java puro, ma è questo linguaggio che ha delle altre classi che permettono di interfacciarsi con l'hardware e fa delle cose abbastanza fighe, perché ad esempio se possono fare anche applicazioni di grafica forzata con l'OpenGL, come esempio una palla di peluche che si muove in base al mouse. Diciamo, un progetto che non c'entrava niente con Arduino, che però si è fuso insieme. E naturalmente, come abbiamo detto prima, che ogni cosa open hardware, per avere quella licenza, deve essere anch'essa derivante da altre cose open source e open hardware. E vediamo che Processing è una fondazione, cioè lavorano persone che non hanno un lavoro all'azienda Processing, cioè non esiste. Un po' come Ubuntu. Vediamo come è fatto l'ambiente di Arduino. Allora abbiamo la parte dove possiamo inserire un text editor, dove scriviamo il programma. Abbiamo sopra il nome dello sketch. Abbiamo i tab dove possiamo aggiungere altri sketch al progetto. E qui abbiamo praticamente i messaggi del compilatore. Un po' qui cosa utilizzate? Del C++ immagino per programmazione fondamentale di informatica. Diciamo che quando i tab sono quel bottone che ha sopra per aggiungere un nuovo file al progetto e niente, poi i messaggi del compilatore sono gli stessi che escono sotto e sono tutti standardizzati. E poi sotto abbiamo una cosa interessante, la piattaforma per quale vogliamo sviluppare, la board. E qui nell'esempio abbiamo l'Arduino Mega, che è quella che tengo io. Poi abbiamo sopra dei pulsanti che ad occhio già si capisce cosa fanno. Il primo è il check, verify, e vediamo se è corretto, quindi è il debugger. Poi abbiamo l'upload per caricare praticamente il nostro programma sulla scheda. Poi abbiamo new per fare un nuovo progetto, open per aprire un progetto e save per salvare il progetto. La cosa più utile che per chi sviluppa con Arduino per qualsiasi cosa hardware è il serial monitor. Il serial monitor ci permette di vedere la comunicazione in seriale con la nostra piattaforma hardware. Ad esempio voglio controllare per accendere un LED, posso dire direttamente accendi LED facendo delle routine particolari con Arduino, quindi posso comunicare con la scheda. Ok, adesso vediamo che, come avevo detto, i progetti che si evolvono da Arduino. Questo qui è l'ambiente di Arduino, questo qui è l'ambiente MPide di quella scheda che abbiamo visto, ChipKit, all'inizio, che aveva il bit della microchip più potente, che è questa. Quindi in effetti lo standard è lo stesso della pinnatura, forse qualche porta in più, però l'ambiente anche è identico, le librerie sono le stesse, cioè non cambia niente, almeno a livello visivo. Come scrivo Ultrasonic per Arduino, lo scrivo su questa. E infatti vediamo che poi nelle note di MPide abbiamo multi-platform Arduino compatible e abbiamo la compatibilità con la versione di Arduino. Come aggiornano Arduino? Aggiornano anche questa, che giustamente modificano giusto i file che sono necessari. Allora, vediamo qual è l'esempio che faremo oggi a livello pratico con Arduino. Allora, costruiamo un semplice robot, che è quello, che non urta le pareti. O meglio, non dovrebbe urtare le pareti. Allora, abbiamo il nostro robot che ha due ruote che sono indipendenti, quindi diciamo due ruote che vanno nello stesso verso, posso farlo andare avanti, indietro, in senso opposto posso farlo girare a destra o a sinistra. E poi avanti abbiamo un sonar, quindi un sensore a ultrasuoni. Abbiamo una parete, il nostro sonar sarà attivo, quindi abbiamo questo cono di visione del sonar, porteremo alla parete
e lui mi dice una parete a una certa distanza e il robot torna indietro, gira e evita l'ostacolo. Allora, come è costituito? C'è uno schema a blocchi per capire bene cosa facciamo. Allora abbiamo un'unità di controllo, abbiamo un sensore e abbiamo un attuatore. Sostituiamo l'unità di controllo con l'Arduino, in questo caso un Arduino Mega. Il sensore utilizzeremo un HC04 che è un sonar che è anche esso open hardware, è anche una libreria per quasi tutte le piattaforme embedded come Arduino Embed o anche Raspberry Pi, c'è già tutto ed è altamente low cost, cioè sta $2,50 in zona di vista. E poi come attuatore avremo dei motori, motori in corrente continua. Allora, abbiamo per collegarci al sonar abbiamo l'Ultrasonic Library, che è una libreria già distribuita stesso dal produttore degli ultrasoni, e abbiamo praticamente i driver per i motori, che sarà una parte più che software e hardware, che abbiamo bisogno di dare una certa potenza proprio ai motori. Vediamo, allora l'Ultrasonic Library è una semplice libreria lasciata dal costruttore che ci fa questa operazione. Il sonar ha due pin, oltre a quelli dell'alimentazione, che sono quello di echo e quello di trigger. Noi cosa facciamo? Diamo un impulso sul trigger e abbiamo praticamente di ritorno delle pulsazioni. La libreria cosa fa? Tramite un comando che si chiama pulsis, vedete quanti sono gli impulsi che vengono dati in un certo intervallo di tempo, e quindi tramite quello riusciamo a ricalcolare poi quanto è la distanza, sul principio che gli ultrasuoni hanno, qui c'è il mio modulo, qui c'è la parete, ho un'onda di andata, rifrange, ritorna con un effetto Doppler, quindi ho questa rifrazione sulle onde. Vediamo invece i driver motori. Driver motori, come ho detto prima, è interfaccia hardware di potenza, e ad esempio potremmo utilizzare la motorship di Arduino. Purtroppo non ce l'avevo, quindi non la posso utilizzare. Però vediamo una cosa interessante. Questo qui è lo schema elettrico della scheda che viene rilasciato proprio da Arduino. Il nucleo fondamentale, che non l'ho preso, vabbè, è l'L298 ed è un circuito integrato prodotto da varie aziende, anche se il suo schema interno è libero, quindi, che permette di collegare porte, quindi a bassa tensione e con piccole correnti, tipo quelle di Arduino che sono generalmente a 3V3, nel caso nostro della Mega, o a 5V, quindi con tensioni TTL, magari da 10mA, quindi una potenza minima che non fa muovere un motore. Questo circuito integrato pilota praticamente carichi fino a 4A su ogni canale, ben a 46V. Infatti è possibile montare delle alette di raffreddamento, dopo, sembra, durante la pausa lo faccio vedere, non l'ho preso, è dentro lo zaino. Però per semplicità, per montarlo sulla breadboard lì sopra, posso utilizzare l'L298, che ho utilizzato l'L293, che è, diciamo, il fratello più piccolo dell'L298, fa parte della stessa serie da catalogo, però invece di portare fino a 4A ne porta 1 e 2. Esistono varie varianti dell'L293, una è la B e un'altra è la D. La differenza è che la B, pur essendo leggermente più potente, non ha idee di rettificazione per eliminare la corrente di ritorno, mentre invece il D sì. E poi esiste anche un'altra versione, non ricordo come si chiama, 6Z, che ha dei pin in più per la dissipazione di calore. Allora, lo schema finale, quindi abbiamo il nostro Arduino, un pacco batterie da 12V, questo circuito integrato alle 2 metri, diamo l'alimentazione a tutto mettendo rete in V-in e in ground sull'Arduino e su quella pinnatura dell'L293. Queste parti qua praticamente servono perché l'L293 ha sul nono pin gli enable dei canali che si vogliono attivare, quindi non sono di potenza, mentre quello in alto, quindi il 16 e l'8 sono di alimentazione
taratura, per vedere quanto deve essere effettivamente la tensione sui motori. I centrali invece sono di ground. Poi dobbiamo mettere due condensatori da centrale a hard, servono sufficienti per eliminare i disturbi sull'alimentazione, altrimenti Arduino si riavvierebbe ogni volta a causa di una tensione sull'alimentazione fatta di questo tipo. Abbiamo B, abbiamo T. Magari l'alimentazione è fatta così, attivo i motori, la tensione scende e facendo il grafico della corrente, T qui I, abbiamo un picco di questo, un picco qui di questo tipo. Ed è una cosa che è sbagliata, o meglio, il picco verso sotto, è una corrente inversa. E quindi con questi due condensatori ci, diciamo, ci appariamo. Questi due condensatori stanno segnati nel datasheet. Se voi cercate L293 datasheet, vedete che c'è proprio segnato, già c'è un esempio di come va configurato. Oppure potete semplicemente copiare quello schema che abbiamo visto prima del motor shield, o migliorarlo magari. E poi colleghiamo semplicemente i due motori all'L23. Naturalmente partono i pin per collegarsi sull'Arduino Mega. Come ho detto prima, utilizzeremo i QVM out, cioè i motori vengono controllati tramite delle pulsazioni, non in continua proprio. E ciò ci permette di regolare la loro velocità. Quindi può essere una cosa utile sia per fare una fermata soft, oppure per non dare il massimo della velocità, facciamo andare leggermente più piano se abbiamo dei tempi particolari da rispettare, come se fossero per gli ultrasuoni. Da questo poi colleghiamo gli ultrasuoni all'alimentazione. Da notare, Arduino già ha gli stabilizzatori di tensione, cioè io collego ad esempio l'USB che è 5V, già internamente un piccolo stabilizzatore con circuito di rettificazione a 3V3, e quindi noi collegheremo su quello stabilizzatore il nostro sonar. E qui poi colleghiamo anche i due pin, quello dell'ECE e del trigger, che avevo detto prima. Allora, vediamo il software, lo scriviamo assieme. Se ci sta qualcuno, lo implementiamo. Ci sto qui, lo tagliamo. Ok, allora. Per farvi capire, qui il robot è questo qui. Abbiamo questo qui, è questo famoso sensore ultrasuono low cost. Questo qui è l'Arduino Mega. Questo qui invece è questo driver motori. Qui abbiamo i due motori per farlo muovere con le due ruote. I movimenti sono di questo tipo. L'alimentazione. Vabbè, perché le mie che sto vicino a questa piazza, mettiamolo così. Ecco qua. Allora il robot camminerà, quindi diciamo che accelera. Quando trova un ostacolo, rallenta, torna indietro e gira. Quindi la muove come ostacolo, lo capite? Trova di nuovo un ostacolo, torna indietro, gira, eccetera. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo qui è un ambiente che abbiamo visto prima, che è un po' differente, cioè gli ambienti noti come Dev, Eclipse, eccetera. Volevo anche aprire un attimo lo sketch già fatto per copiare soltanto le definizioni delle pinnature. Open. Noi
tecnica che ci serve è quella dell'ultrasuono, che si chiama ultrasonic. Quindi faccio include, se non lo include la mano perché non mi ricordo la libreria, vado direttamente in sketch, import library e metto ultrasonic. Automaticamente già ho la libreria inserita. Già ho definito i pin di trigger e invece, e poi ho definito il motore di sinistra forward per andare avanti, back, destra forward e back. Naturalmente, ad esempio, per andare avanti bisogna mettere sinistra, quindi SX, F, ad esempio ad 1, consideriamo che sia logico, quindi il massimo della potenza, e anche il DXF ad 1, mentre invece SXB e DXB dovranno essere a 0. A questo punto crea una differenza di potenza all'interno delle 3 e che lui capisce che deve girare verso opportuno. Allora, prima cosa dobbiamo fare distanza dell'oggetto ultrasonic. Non ci sta nessuno che voglia scrivere più il programma? No. Allora, e quindi lo possiamo chiamare sonar di quali pin di trigger and echo. A questo punto possiamo già iniziare a scrivere la prima parte che è data da questa funzione. Si chiama setup. Setup cosa fa? Imposta diciamo dei valori predefiniti ogni volta viene resettata la scheda di Arduino. E quindi un attimo, abbiamo detto trigger echo, ok, dobbiamo definire i pin. Abbiamo pin mode su SXF di tipo digital out. Digital out. Pin mode sì. Digital out. Dovrebbe essere uscito in blu. Poi abbiamo pin mode. È uscito in blu, non riesco a vedere qua. O è sempre nero. Digital out. No, output, ok. Scusate un attimo, mi sono confuso con il dente che vediamo dopo. Ok, adesso uscite in blu. Ah, ok, output. Pin mode SXB, sempre di output. Pin mode scritto. Pin mode. Questi qua ce li copiamo naturalmente. Dobbiamo mettere per il destro e per il sinistro. DXF e DXB. Allora, a questo punto noi abbiamo detto che qui i pin, cioè quelli che ci servono per il motore di sinistra e per il motore di destra, sono di output. Quindi abbiamo definito che è un attuatore. Adesso li mettiamo anche a zero, in maniera tale che quando parte il robot sia fermo, altrimenti potrebbero capitare delle situazioni in cui il robot potrebbe fare cose strane che non abbiamo previsto, che magari dei flag non sono stati impostati o altre cose. Quindi facciamo con questa funzione digital write sxf a 0. Questa funzione prende, noi diciamo, scrivi in maniera digitale, cioè o è 0 o è 1, o è vero o è falso, sul pin SXF il valore 0 o blu, anche possiamo segnare. Vedremo dopo che invece, come ho messo prima 0, posso anche inserire da 0 a 255 per avere quell'effetto del QVM, quindi come ho fatto prima in robot, che pian piano inserite che accelera. E quindi abbiamo qua di SXB, poi abbiamo DXF e DXB. Ok, DXB. Che è il robot fermo. A questo punto conviene farlo aspettare un poco utilizzando la funzione delay 1000. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo, viene rappresentato praticamente in millisecondi. Esiste anche un'altra funzione che è delay ms con l'underscore che è in microsecondi, e questo può essere utile
appunto per alcune funzioni, ad esempio di illuminazione, oppure per dei task in cui bisogna aspettare un po' di tempo, però è minimo questo tempo, e quindi con il delay ce la faremo anche negli secondi. Questo punto abbiamo finito la funzione di setup, cioè ogni volta che avviamo il robot farà dirà, vedi che SXF, cioè il pin 8, il pin 9, il pin 10, il pin 11 sono gli output, e devi mettere tutti quanti a 0. Possiamo anche aggiungere un'altra funzione, che è serial begin, ad esempio a 9600. Allora, questa funzione cosa fa? Permette di aprire il canale con la USB in modalità seriale. Quindi noi, dopo il monitor che dicevo prima, che è questo, perché se no dice non è collegato alla porta, dopo la colleghiamo, ci fa vedere una finestrella dove noi possiamo scrivere, o Arduino ci può mandare dei messaggi in formato testo, e quindi possiamo ad esempio fare un'altra specie di debugging. Allora, andiamo qui e scriviamo il secondo costrutto fondamentale, che è loop. Loop praticamente è tipo un ciclo idle, va all'infinito, si ripete sempre, come mentre while 1 1 uguale uguale 1, e servirà appunto per fare le funzioni che ci servono. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, naturalmente, io sto camminando, faccio vedere che il mio robot è quello di fermarmi se trovo l'ostacolo, quindi devo leggere il sensore. Allora, per leggere il sensore basta fare sensor read dall'ultrasonic library, voglio controllare senza che facciamo. Ok, ranking. Allora, quindi abbiamo definito il nostro sonar. Abbiamo quindi, possiamo fare value, definiamo una nuova variabile uguale a sonar.ranking. Come vedete, la scrittura non è quella di C o di un qualsiasi programma strutturato, ma è quella di un programma d'oggetti. Abbiamo i metodi e le proprietà, cioè ranking è un metodo, e qui possiamo metterci un parametro a centimetri, quindi ci rileva già in centimetri. Iniziamo a fare questa prima prova, vediamo se sonar funziona. Allora, acquisiamo il valore value e poi facciamo serial.println, così va anche a capo di value, e poi mettiamo un delay di 500 millisecondi, così ogni mezzo secondo prende via. A questo punto dobbiamo mettere qui dobbiamo introdurre anche un float value uguale a 0, che è la variabile che abbiamo utilizzato. Adesso prendiamo il robot, colleghiamo con la USB, che essendo una versione vecchia, sempre della Rev 1 della Mega, ancora il cavo della stampante, USB non ha la mia. Sta compilando lo sketch e l'ha caricato. Adesso ho aperto il serial monitor e qua sta scendendo la distanza in centimetri, rileva 75 cm probabilmente da me,
se metto un ostacolo avanti, inizia ad arrivare 16 cm. Sposto più vicino, 9 cm, 7 cm. Eccolo qua. Quindi abbiamo praticamente fatto una specie di telemetria dell'ambiente. Sappiamo a quanti centimetri si trova la parete. Adesso dobbiamo decidere a che distanza fermarci. Quindi diciamo alla robot di camminare, e a un certo punto diciamo, vedi, fermati ad esempio a 40 cm. Iniziamo a implementare questo e vediamo. E vediamo questo. Allora, aggiungiamo qui, mettiamo if mettiamo prima value, mettiamo come, ok, ce la facciamo scappare e mettiamo if. If value maggiore o uguale di 40, allora li facciamo fare, ci vorranno di nuovo questi qua. Dobbiamo mettere, se è maggiore di 40, significa che io posso continuare a camminare, non sono ancora arrivato ai 40 cm di limite. Quindi metto il forward attivo e anche quello di sinistra e quello di destra, quello di sinistra e quello di destra. E poi gli faccio aspettare un po'. Naturalmente non gli farò aspettare mezzo secondo, perché mezzo secondo probabilmente il robot già deve essere dentro il muro, se sarò al massimo a 41 cm. Quindi metterò 100 o 200. A questo punto scrivo else, altrimenti significa che sto dentro al caso di 40 cm. E metto tutti i pin a 0. E qui naturalmente devo mettere lo stesso il delay, magari lo facciamo maggiore, mettiamo 200. Automaticamente qua per te c'è anche un serial print che ci dice qual è la condizione in cui si trova in quell'istante. E diciamo ostacolo. Oppure, e qui ci scriviamo, vediamoci questo, mettiamo cammino libero. Ok, carichiamo il programma. Avremo il serial mode. Questo qua. Veramente, già inizia a cadere perché l'alimentazione era USB. Se vedete, ostacolo trovato, perché rileva. Ok, cammino libero, alimentiamolo proprio, inizierà a correre fino a quando non si ferma, perché ha trovato un ostacolo, la mia mano. Oh, teniamolo. Ok. Allora, tutta le prolunghe non ce l'abbiamo fatta. Nel 92 sbagliarono a lanciare un missile nell'ora del gruppo, perché ogni tottore accumulava un microsecondo. Nel calcolo delle coordinate poi si trovava a 100 metri di distanza, questo di colpire una base, colpire una scura, allora ah no, c'era il fatto che continua a camminare solo lui a 100 metri, sì, è poco, allora adesso si vede che a posto di farlo fermare dobbiamo aggiungere una funzione che dice ok, fermati, inizia a camminare indietro. Ed è la stessa cosa di questo qui, basta che invece di dire vai avanti, mettiamo tutto a low. Anche questo qui a low. E mettiamo invece di backward back in high. Allora, anche se ti becchi, in alto.
dopo tutto a posizione cammino libero, scriviamo retro. Abbiamo il debug che sta andando all'indietro. A questo punto gli mettiamo un tempo, normalmente il sonar anche in retro, quindi con un controllo retrazionale, per dire, vedi che a un certo punto c'è un altro muro ad esempio, facciamo camminare ad esempio per 300 millisecondi, ovviamente anche tanto, 500. A questo punto ha fatto la retromarcia, lui dopo questi 200 millisecondi dovrà girare ad esempio, se esce in una direzione destra, sinistra, no, qualunque, quindi copiamo per l'ennesima volta lo stesso blocco, a posto di mantenere questo qui, naturalmente invertiamo i movimenti, e scriviamo gira. Ok, e mettiamoci un altro delay di 100 e poi lo facciamo fermare. Direi non sarebbe necessario farlo fermare, però conviene farlo così la lettura che fa in testa viene fatta con sonar fermo. In teoria gli ultrasuoni come consiglio vanno sempre utilizzati al robot fermo, non bisogna mai farli muovere. Proprio per questo fatto delle onde di ritorno vengono deformate naturalmente se mi muovo, bisognerebbe aggiungerci anche il fattore movimento. Allora che, come per l'ennesima volta, il blocco per bloccarlo. Qui non c'è bisogno di nessun delay, tanto ritornerà in testa, dove riacquisirà di nuovo il sonar e farà la verifica se siamo nei 40 cm o stiamo per i 40 cm. Carichiamo il programma, se non dovesse più prima, se lo perdiamo il robot. E ok, allora posso chiamarlo se più così, se lo voglio. A questo punto il robot camminerà e inizierà a girare in base a dove sta l'ostacolo, fino a scansarlo. Quindi abbiamo costruito, diciamo, un sistema per evitare che urti le pareti. Diciamo, molto banale, si potrebbe fare in maniere migliori. Aspetta di qua, così forse vede meglio. Che girerà fin quando veramente non trovo più la parete. Continuerà a camminare qui. Adesso praticamente passiamo. Non so se avete fatto caso che il robot tende a ribaltarsi, diciamo da dei colpi sui motori, quindi possiamo decidere di fare una partenza soft ad esempio, oppure di diminuire la velocità dei motori. Ma se inizia il digital right, utilizzeremo analog right, chiamiamo così, sì. Adesso mi sei ricordato. No, vi spiego qual è il problema. Sono due esempi che vedremo oggi, uno è questo con Arduino e un altro è con Embed, quindi mi confondo spesso tra i due linguaggi. Allora, naturalmente digital e analog, se sono entrambi in bright, possono essere utilizzati insieme. Quindi ad esempio iniziamo a vedere qui a posto di scrivere digital mettiamo analog, facciamo che soltanto Anna lascia vedere, possiamo metterci ad esempio 100, vedete QVM vanno da 0 a 255, 255 equivale a light del digital bright, mentre 0 equivale a low. E poi abbiamo una funzione lineare in mezzo che collega con lui. Ok, qui a posto del giro dobbiamo mettere 0.
facciamo un esperimento, vediamo, questo di farlo andare avanti, mettiamo su un motore esempio 100 e su un altro 150, vediamo cosa succede, oppure mettiamo 200 su un altro motore, quindi vediamo che è possibile. Certe volte è utile, posso utilizzare la USB, è possibile collegare delle antenne XB che utilizzano l'UART, che è la stessa porta che utilizza l'Attimega per essere programmato. Quindi invece di mettere il cavo USB si può mettere direttamente l'antenna. Quindi ad esempio in questi casi come adesso abbiamo problemi perché abbiamo il cavo, quindi dobbiamo staccarlo in continuazione e lì possiamo collegarlo direttamente. Naturalmente si trova già tutto pure su CDRB. Ok, adesso abbiamo caricato questo qua. Vedete, prendete il robot, gira. Poi esegue sempre le stesse funzioni. Quindi con questo scopo noi possiamo fare dei movimenti più particolari, se no per sorpassare un ostacolo possiamo fare una curva. Quindi potremmo ad esempio metterci una variabile che chiamiamo power, che è la velocità con la quale noi, ad esempio, diamo potenza ai motori. Quindi potremmo mettere l'esempio a 0 e farlo incrementare sempre nel ciclo, e quindi fare quell'effetto come faceva prima di accelerazione. Oppure, ad esempio, quando trovo un ostacolo, invece di fare la retromarcia, fare un semplice ciclo for o un while di retroazione sul sonar e farlo decrementare. E quindi eliminare quei contraccolpi che vengono dati sul robot. Poi a questo punto devo fare quello che si vuole. Posso pure fare che questo è il muro, si muove in questa maniera il robot, magari mettendo più di un sonar, mettendone tre, come si fa di solito. Questo è un esempio molto semplice per farvi capire come in effetti in poco tempo abbiamo costruito qualcosa che 10 anni fa ci volevano una settimana. Io quando ho iniziato utilizzavo questa scheda. Prima cosa aveva una porta parallela, perché all'epoca la USB non era stata ancora ben standardizzata, non esisteva la USB 2, c'era la 1.1. E in più si doveva programmare sotto MS-DOS, che era un ambiente. E con questa scheda, che in realtà è un programmatore, si possono programmare soltanto 4 tipi differenti di microcontrollori. Qui se vediamo nella scelta delle board abbiamo tutte queste, quindi possiamo davvero fare tanto. Qui abbiamo gli ambienti che sono uguali, posso importare MP qui. In più qua la porta seriale, che come abbiamo visto prima posso avere dei messaggi direttamente dalla mia scheda, che prima non potevo avere. In più l'Arduino so come è fatto. Ho visto il motor shield come è fatto e ho copiato lo stesso circuito, ho cambiato soltanto l'integrato, in effetti sono compatibili, e abbiamo utilizzato quello schema che è funzionante. Qui non so minimamente cosa ci sia, ed è questo quello che ci porta all'open hardware, cioè di dire diventiamo più veloci nello sviluppo, importiamoci di cosa dobbiamo fare. Adesso era un esempio semplice di vedere un robot, ma potremmo costruire davvero un robot per fare una gara Explorer, un robot per il mini sumo. Sono competizioni che poi si fanno, possono portare anche ai guadagni nel tempo. E con questo abbiamo finito la prima parte, facciamo un po' di 5 minuti di pausa, mentre vediamo dopo e mezza, con l'Internet of Things.